a tutti, sono PerpixFanax e oggi vi volevo parlare di un film molto noto, Solo Dio Perdona. Molti di voi avranno visto questo film, io sinceramente faccio questo coming out, io non sono proprio una fan pazza scatenata di Nicholas Winding. Fa cose belle, però sinceramente non è che mi faccia proprio impazzire. Sì, Drive mi è piaciuto, se volete sapere la mia opinione vi lascerò qui sotto il link della mia recensione. E soprattutto dopo Drive è esplosa la mania di vedere tutta la filmografia di Ryan Gosling. E io vi consiglio un film, Lars è una ragazza tutta sua, che secondo me è uno dei film più belli che ha fatto Ryan Gosling. Oh, non ho visto tutta la sua filmografia, però almeno è uno dei miei preferiti. Mi era piaciuto tantissimo anche Formula per un delitto, però è un film brutto, quindi se vi volete semplicemente vedere quel film per vedere Michael Pitt, che è semplicemente adorabile, potete farlo. Però puntatevi, Lars è una ragazza tutta sua perché veramente è molto molto bello. Se fosse per me io vi riassumerei questo film in questa maniera. Solo Dio Perdona è un film in cui Ryan Gosling fa delle facce a caso e parla 17 volte in tutto il film. Per il resto possono anche buttargli le dame in faccia, lui rimarrebbe impassibile. Il film inizia con il fratello, ubriaco in Thailandia, che prima va in un bordello, distrugge tutto, picchia, minaccia qualsiasi persona. Poi va da una di quelle ragazzine sui 14-15 anni che si prostituiscono per aiutare purtroppo la famiglia che è molto molto povera. La stupra e la uccide. Ma questo simpaticissimo personaggio di nome Julian viene ucciso a sua volta. Sapendo questa notizia la madre Crystal va in Thailandia perché vuole vendetta. Vuole vendetta per il suo figlio preferito. Lei secondo me è il personaggio migliore del film, è assolutamente inquietante, viscido, allo sfinimento, cosa molto rara che accade nei personaggi femminili, perché in genere l'uomo viscido è molto più comune rispetto alla donna viscida. Il suo personaggio è ispirato a Lady Macbeth e per lo stile a Donatella Versace. Lei è la madre di entrambi e raramente sullo schermo ho visto dei personaggi di madri incestuose, viscide che molto probabilmente possono o hanno stuprato i propri figli. Troppo spesso secondo me al cinema, così come nei giornali, la donna matura, adulta, che stupra e si approfitta di un bambino, che sia suo figlio oppure semplicemente un bambino, un ragazzo magari anche solo di 15 anni, troppo spesso questa liaison viene vista in modo sensuale, in modo erotico, cosa che invece non dovrebbe assolutamente esserci, perché c'è un approfittare di una parte sull'altra, c'è uno stupro. Qui in questo film questa figura viene rappresentata per quello che è, viscida, inquietante. Crystal vuole vendetta per il figlio morto, vuole scoprire il colpevole e vuole ucciderlo. Questa inizierà una reazione a catena della legge del taglione. E qui entra in scena il poliziotto Chang, che dovrà gestire il tutto. Lui è un personaggio secondo me molto interessante, addirittura lui ha recitato con il regista che gli sussurrava nell'orecchio "Tu sei Dio". Il nome del suo personaggio in thailandese vuol dire elefante, che è un animale sacro. Passiamo alle cose che ho amato tantissimo di questo film. Io di questo film ho amato tantissimo la fotografia. L'illuminazione, molto spesso utilizzata tramite LED, che si fonde con la scenografia per creare questo aspetto molto alienante. Soprattutto all'inizio ho amato che ci siano queste scenografie così ricche di trame, così futuristico, la luce è così mirata nell'illuminare solamente una parte specifica del corpo, che molto spesso è questa parte, lo sguardo. Tutto il resto è oscurità ed è illuminato solamente lo sguardo e gli occhi dei protagonisti. Mi è piaciuta tantissimo la scenografia del primo bordello che si vede all'interno del film, che sembra quasi un film futuristico. Oppure il luogo del karaoke, che ha questo senso di misticismo, che secondo me è molto forte durante tutto il film. Ho vissuto questa scenografia come se tentasse di creare dei templi anche laddove non c'è nulla di sacro. Il regista ha detto che il misticismo percepito in Oriente gli è stato molto molto utile per il film. Ha detto inoltre che proprio quando erano lì sua figlia ha visto in camera un fantasma ed è stato molto sorpreso dal fatto che dire questa cosa in Occidente sarebbe come essere presi per pazzi. In Oriente invece si è visti come sciamani. Il film, come sapete, è stato girato in Thailandia e lui ha detto anche alcune cose su Bangkok. Loro hanno girato lì e ha detto che di giorno sembra quasi Disneyland, è molto accogliente, ma la sera diventa molto pericolosa. Addirittura loro hanno girato queste scene aiutati da una guardia armata di polizia. E secondo me questa cosa si percepisce anche nel film, perché la prima parte è molto scura, cinica, senza pietà. Si svolge di notte, proprio laddove le luci sono controllate e minime. Ma dopo il karaoke tutto cambia, arriva la luce. Non so voi, ma io vedendo questo film mi ha trasmesso tantissima tensione, con questa musica cupa, questa sensazione senza alcuna via d'uscita. Secondo me il film è molto inquietante. Le architetture, la fotografia sono veramente bellissime, ma allo stesso tempo vedendo questo film è come se mancasse qualcosa per appagarmi vedendolo. Secondo me in parte è anche dovuto al personaggio di Ryan Gosling, che non riusciamo a capire perché faccia determinate azioni. Perché fa il guardone, dipende dal rapporto con la madre, boh, non si capisce. Trovo anche molto snervante il fatto che Ryan Gosling abbia la stessa faccia in tantissimi film. A questo punto
sostituitelo con un cartonato. Secondo me il top del film sono l'ambientazione, la fotografia e la scenografia, ma anche alcuni personaggi come quello di Chang e di Crystal. Togliendo questo, secondo me al film manca un pochino di fluidità a livello registico, che secondo me avrebbe potuto avere magari se diretto questa stessa storia da un Tarantino, quindi una virata un pochino più pulp. Quindi il mio voto per questo film è Rullo di tamburi 8. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo film, se l'avete visto, se anche voi avete avuto qualche dubbio. Se siete mai andati in Thailandia o a Bangkok, sono molto curiosa. Scrivetemi tutto qui sotto, anche se avete fatto delle recensioni a riguardo, mi farebbe molto piacere leggere i vostri pareri. Grazie mille per aver visto questo video, qui sotto troverete anche tutti i link ai miei social. E se vi va di iscrivervi al mio canale, grazie mille. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...